nuovo video. Tra l'altro oggi è 1º gennaio, quindi auguroni di buon anno a tutti quanti. Non so se riuscirò a caricare il video proprio oggi o magari domani. Comunque ci tenevo a farvi gli auguri e mi scuso un po' se sono stata un pochino assente e quest'ultimo periodo, ma ero un pochino impicciata. E oggi un po' in ritardo vi faccio vedere i miei regali di Natale. Ho deciso di farlo anche un pochino dopo perché alcuni li ho ricevuti dopo Natale, insomma, quindi ho deciso di fare un video unico. Inizierei subito da il regalo del mio ragazzo. Allora, il mio ragazzo, se riesco, volevo far vedervelo da chiuso. Mi ha regalato questa pochettina rosa lucida. C'era anche il cartellino che era di Shaka, ma io l'ho levato perché già lo sto utilizzando per mettere i trucchi in borsa. E dentro conteneva tante cosine belle. Allora, inizio col dire che sono praticamente quasi tutti regali make-upposi, quindi potete immaginare la mia felicità. E ormai penso che la gente comincia a conoscermi bene. Insomma, all'interno c'era. Parto dal pezzo forte che è in assoluto il mio preferito, un rossetto MAC, esattamente il Fast Play. È un amplified, quindi molto molto cremoso, quindi perfetto per le mie labbra. Ed è questo colore qui. E me ne ero innamorata una volta che ero con lui in un corner MAC, che la commessa me l'aveva tra l'altro anche fatto provare, ve lo faccio vedere. Ed è, diciamo, oddio, dalla fotocamera sembra tipo rosa. E è un nude con base marroncina, diciamo, che tra l'altro mi piace tantissimo come sta sulle mie labbra. Non voglio fare la modesta, la figa, ma dico che mi sta davvero bene. Infatti, non so se si nota, lo sto usando davvero tantissimo, praticamente tutti i giorni, tranne oggi che ho su uno di Essence. E quindi c'era questo rossetto che vi giuro è davvero bellissimo. Poi, sempre della MAC, quindi insomma potete capire la mia contentezza, c'era l'eyeliner in gel, il Flood Line, e nella colorazione Black Track, quindi un classicissimo nero contenuto nella giarrettina. E lo vedete già tutto bruttino da vedere, insomma, perché lo sto utilizzando questi giorni. E mi piace tantissimo, anche se non ci devo ancora prendere un po' la mano, perché alcune volte mi viene una linea perfetta e bellissima, alcune volte un po' meno, ma non è assolutamente un problema dell'eyeliner, ma un problema della mia manualità. Comunque è nerissimo, diventa opaco e dura assolutamente tutto il giorno senza né sbavare, né colare, né andare via a pezzi. È davvero bellissimo. E poi un'altra cosa MAC è questo mini pigmento che è, se non sbaglio, sì, vanilla. È bellissimo, vi dico. Anche qui vi lascio una foto del trucco che ho fatto con vanilla uno di questi giorni, che vi giuro è bellissimo. Ve lo faccio anche vedere se riesco. L'unica cosa che io mi dico, no? Mo' direte, sei un po' brontolina, sì, lo so, ma cacchio, un sifter dentro lo potevano mettere perché non riesco a farvelo vedere perché cadrebbe tutto. Ma per far cadere il prodotto non c'è nessun filtro, nessuna cosa che insomma lo fa cadere in dosi adeguate, ma è tutta polvere libera, quindi insomma c'è il rischio di fare un bel casotto. E io infatti spero che riuscite a vedere, è diciamo una base a base bianca e dei riflessi oro multicolor quasi all'interno. Cioè, ecco, non so se vedete, è davvero fantastico. Cioè, è un colore veramente bellissimo. E il trucco che ho fatto con questo rendeva benissimo. Purtroppo, con le foto, le luci, sapete che non viene mai com'è realmente, però era veramente, veramente bello. Magari vi farò un tutorial anche proprio con questo pigmento. E infine c'erano all'interno queste ciglia finte che sapeva che volevo provare da una vita. E sarò penso la persona più anomala al mondo perché io non ho mai provato le ciglia finte. Perché
ho paura di non saperle mettere, che venisse un effetto troppo finto. Invece devo dire che queste sono davvero fatte bene perché danno un effetto molto molto naturale. L'ho utilizzata proprio ieri per il trucco di Capodanno e le vedete appunto nel mio ultimo video e vi lascio qui il link. E l'effetto era davvero fantastico e devo dire che per essere la prima volta che le ho messe e non è andata poi così male. Certo, non erano messe benissimo, ma secondo me il risultato è stato soddisfacente. Passiamo poi ad un altro regalo. Quindi queste qua sono le cose che mi ha regalato il mio ragazzo. Passiamo al regalo di mia madre. Allora, anche qui cose truccosine. E sta finendo la mia BB cream della Sobio e sapeva che volevo insomma un'altra fondotinta e BB cream, qualcosa anche per la base bio. E mi ha preso questo qui dell'Alchimilla, che è la NF, ovvero Natural Finish Cream. E la numero 2, effetto seconda pelle. È davvero particolare questa crema. L'ho usata per ora solo due volte perché poi ho deciso di finire prima per bene quella della Sobio, così poi insomma inizio questa. Ha questo tubetto da 20 ml, abbastanza piccolino, ma la cosa particolare, oddio, si è suicidata la luce. ce la fai? Ma la cosa particolare, vediamo se riesco a farvi vedere, che la crema, come vedete, è bianca e una volta che si stende sul viso prende, diciamo, pigmentazione e colora la pelle. Ha una copertura medio-bassa, ma è come voglio io perché non mi piace l'effetto troppo da fondotinta coprente. Insomma, questa è una cosa molto personale. Ha un'ottima durata e almeno per quelle due volte che l'ho provato e sembra essere davvero buono. Poi insomma vi farò sapere meglio in seguito. E poi mi ho preso questo pastello di Neve Cosmetics che è cappuccino. È davvero molto simile a Fast Play di MAC. Ve lo metto infatti vicino. Infatti io la uso anche proprio come contorno labbra per Fast Play. Come vedete sono davvero molto molto simili. È leggermente più scura cappuccino. Poi sapete che adoro i pastelli di Neve Cosmetics per durata resa sulle labbra. Sempre mia madre, un'altra cosa non truccosa, è stata una cosa di Stroilioro. Ed è questo bracciale qui. Ve lo faccio vedere meglio. È diciamo di tessuto blu elettrico a maglie intrecciate oro. È davvero carinissimo. Ha la catenella oro alla fine e rimane davvero molto molto carino. E da Gabri, a cui mando un bacione immenso delle Beauty Addicted. E mi ha mandato tramite posta un regalino ed è davvero bellissima. È una matita labbra, non so se leggete, sì, della Liquid Flora nella colorazione 03 Rose Intense. Ve la faccio vedere. Ora sono piena di nude perché non ne avevo nemmeno uno. Perché anche questo, diciamo, è un nude rosato più chiaro e di Fast Play. Questo qui, ed è buona sia come contorno labbra perché l'ho provata e anche proprio appunto come riempimento, dà un effetto molto soft ed elegante secondo me. Quindi la ringrazio ancora per questo pensiero. Poi da un'amica di mia madre ho ricevuto questa fantastica palette di Pupa. Il packaging è fenomenale, cioè assolutamente fenomenale. E sicuramente l'avrete anche vista in giro. Si apre a questo specchietto e poi ha una marea di cose. Io non so nemmeno come farvi vedere. Quelli in alto sono dei gloss, in basso ci sono degli ombretti e un primer. E questo qui è un primer occhi. Sotto ci sono i correttori. E la terra e due blush, sotto ancora due rossetti e altri ombretti, e quello al centro una cipria. Quindi assolutamente. Ah, qui c'era anche il pennello.
un pennello da sfumature, se non ricordo male, che però ho già messo nel barattolone dei pennelli. Ed è davvero una palette super completa, oltre che bellissima, ha dei colori, ho messo il dito nel rossetto, ha dei colori assolutamente spettacolari. Tra l'altro, il trucco che uso oggi è fatto interamente con questa palette, quindi vi dico anche che a livello di pigmentazione è davvero buona, è un po' polverosa. Vi faccio vedere il trucco che ho realizzato oggi, se la luce ci assiste. Gli ombretti sono presi da questa palette, anche l'illuminante nell'arcata. È davvero molto carina, tra l'altro sono super soddisfatta di questo make-up e quindi sono davvero contenta perché secondo me è davvero bellissima. Poi, sono venuti dei parenti che ho in provincia di Venezia, a Roma. E mi hanno portato questa bellissima sciarpa, è di quelle diciamo un po' più leggere e tutta quanta lavorata così, quindi poi io amo le sciarpe. E da parte del mio bisnonno che vive appunto in provincia di Venezia, se riesco, mi hanno portato questa qui, cioè ragazze, è un qualcosa di enorme, non so nemmeno se riuscirò. Oggi mi sto strozzando, se riuscirò a farvela vedere bene. Allora, è questa palette qui della Deborah, fatta proprio a valigetta, diciamo. Cambio di postazione, non riuscivo a farvi vedere la palette e diciamo, da come stavo messa. E quindi ve la faccio vedere da così. Allora, diciamo qui sul primo piano ci sono tutti quanti questi ombretti in polvere su varie tonalità del blu, del rosa, marroncino, insomma, varie. E qua sotto degli ombretti glitter. Poi si apre e ha altri ombretti, come vedete, sempre sulle tonalità del rosa, verde, alcuni sono shimmer, alcuni opachi. Vi faccio vedere qualche swatch così al volo. Non sono male, insomma. Poi ancora non l'ho provata per truccarmi. Poi, aspettate perché è tipo un labirinto. Ok. Qua sotto ci sono altre due file di ombretti e qui c'è un rossetto rosso, sempre Deborah ovviamente, un gloss rosato. Un altro rosa, gloss proprio bello rosa. Dico, ancora non ho avuto modo di provarli. E un altro rossetto rosa. Penso anche che i rossetti li leverò qua da qua dentro, li metterò appunto dove ho gli altri rossetti, se no non li userò mai perché mi scordo. E una matitina nera. Poi si apre. Aspettate. Ok, qui. E ci sono dei rossetti, come vedete, di varie tonalità. Poi si apre lateralmente e ci sono qui due ciprie, qui diciamo un quad di terre. E tre sono con i brillantini, tranne questa qui che invece è opaca. Qui ci sono due blush e qui appunto sono i rossetti di prima. E poi infine, non ce la farò mai, eccolo, qua sotto c'è anche il mio pigiama e ci sono i pennelli, gli applicatori per ombretti, c'è un pennellino per il blush, sono questi qui classici, due pennellini per i rossetti e un pennello, come vedete, da applicazione per gli ombretti. E quindi questa qui è la mega. Rieccomi qui. E quindi niente, ragazzi, controllavo che non avessi altro. Questi sono stati i miei regali, poi i nonni mi hanno dato i soldi e quindi penso di fare un po' di shopping adesso con i saldi. E sono stati i miei regali, so che non sono chissà che, ma per me
sono stati bellissimi perché insomma so che sono regali fatti con il cuore e fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più e fatemi sapere soprattutto cosa avete ricevuto voi per regalo perché sono super super curiosa. Vi mando un bacio e vi auguro ancora un buon anno. Ciao!